Bentornati a una nuova puntata di Numeri da Circo. Si entra nel vivo, eh. Occhio. Uno, due, tre. Abbiamo tre sedie. Ma quanti Luca Tolentino ci sono in questa puntata? Dai, ce n'è solo uno, diciamolo. L'hanno preso in giro, ma per un anno. Però Nicola, avevi annunciato, eh? Io avevo annunciato che ci sarebbero stati dei colpetti, delle new entry, nuovi volti. Una panchina calda. Sì, però alla fine sei riuscito a salvarti allargando il format. In corner. Quindi caschi sempre in piedi. Ma diciamo chi è questa ragazza? È Nicole Gomena, di professione giornalista. Giusto, Nico? Tu la conosci molto bene? Sì, assolutamente. Ho inventata e lanciata io tanti anni fa, assolutamente. Nico è il mio Pippo Baudo, esatto. Vogliamo dirlo? Diciamolo. Però attenzione, perché qua adesso giustamente abbiamo sorriso, si fa sul serio, non si scherza più. È l'ultima puntata della stagione di questo secondo capitolo di Numeri da Circo e poi ci sarà la finale. E io ti ho capito, vecchio Luca, perché hai chiamato Nicole, perché giustamente bisogna poi scegliere i tre vincitori e quindi scaricherai, anzi mi aggiungo, scaricheremo la patata bollente su di lei. Sarà lei a scegliere tre vincitori e quindi per insulti, rimostranze, denunce, querele potete contattare direttamente. Assolutamente, sono disponibile per insulti e complimenti social. Dice su l'avvocato. Instagram, TikTok, no, credi. Esatto. No, che poi gli haters veramente lo fanno, no? No, siate gentili. Però, anche perché... però sai, uno dai, si aspettava di vincere, non vince, sapete con chi prendervelo. Anche per spiegazioni sono disponibili. Ma cominciamo subito dai. Con il video di Christian Berto, a 17 anni, adora il calcio e anche il padel. Voi giocate a padel? No, via. E apriamo questa puntata con la punizione che si infila là nel set da parte di Christian Vertua, 17 anni, dalla provincia di Brescia. Insomma, tenetelo d'occhio. Ebbene, una bella punizione, un bel colpo balistico. Ne abbiamo visti anche nella scorsa puntata. C'è da dire che, insomma, tanti specialisti di calci piazzate si sono proposti in queste ultime puntate, ma non solo punizioni, perché ho sbirciato un po' prima nella scaletta. Ma io vedo anche qualcos'altro. Non vi dico cosa. Vi annuncio io una chicca di Domenico Di Mauro. Let's go. Proseguiamo la nostra carrellata, qui c'è una conclusione balistica di pregevole fattura dalla distanza, palla che si infila all'incrocio, la realizza da Catania Mimmo Uputru, ovvero il puledro che correva sulla fascia sinistra, ovviamente scusatemi per il mio siciliano, si tratta di Domenico Di Mauro, rivediamo. Chicca di Mimmo Uputru. E beh, insomma, il soprannome la dice lunga, sicuramente siciliano, anche perché... Io so anche di dove, però voglio vedere se sei stato attento, Luca, perché prima, quando ho descritto l'azione, ho detto di dov'è, lo sai? Piccolo indizio. Vai. Hanno appena cambiato allenatore, l'allenatore era in Serie B alla Ternana. Grande piazza, Se dici questa cosa, Luca, indoviniamo fra un mese. Ho un impegno, scusate. Cioè, una roba più semplice. Hanno girato in quella città tante serie di squadra antimafia, che è stata una serie molto famosa. Di Canale 5. Catania! Ci siamo arrivati. Adesso diceva l'indovinello su Cristiano Lucarelli, stavamo qui anche ancora sei mesi. Ma voi avete indovinato anche la città, ma sapete il perché di questo soprannome? Perché lui correva sulla fascia e non si stancava mai. Abbiamo veramente dei supereroi, noi. Addirittura. No, ma chissà che non sia l'unico, il nostro Domenico. Abbiamo anche Sasha Sorgetti. 18 anni di Pescara. Benissimo. Vediamo cosa ha combinato. Il terzo partecipante di oggi è un ragazzo anche lui molto giovane, 18 anni da Pescara, Sasha Sorgetti, che si esibisce in questi palleggi. Opla. Voilà. Freestyle. Un freestyler, ragazzi. Sì. Il nostro Sasha. Pensate che non è solo freestyler, ma anche lobby del fitness e del combattimento. Un uomo da palestra. Meiko. Cristiano Ronaldo sarebbe orgoglioso di lui. Ma siamo arrivati alla fine. Devo dire una cosa. Sì, perché abbiamo, io ti suggerisco il nome, Udiama. Udiama. Chi è? Dici un po'. Chi sono? Chi sono? Benissimo, sono cinque componenti di una band
bravissimi ragazzi che ci fanno le musiche, ci fanno le sigle, quella che ascoltate sempre, quella che ascoltate anche adesso in sottofondo è sempre una loro canzone originale. Ma bravissimi artisti, sì, ma il calcio non è per loro. No, perché infatti come una band musicale li abbiamo lasciati per ultimo, dove si presenteranno da soli, ma prima di arrivare a questo devo dirvi che hanno fatto una chicca, una bomba, hanno fatto una canzone scritta ad hoc per numeri da circo. Va bene, e l'ascolterete. Ma noi vogliamo sentirla al più presto, quindi abbiamo lo studio, abbiamo i numeri da circo e abbiamo anche la band, ma cosa chiediamo di più? Niente. Non fatevi giocare a pallone, ah, però. Giusto. Bravissimi artisti, bellissime canzoni, tra l'altro molto molto... Non voglio dire di più, dai, vediamo che cosa... Vediamo il video. Ragazzi, non rientriamo più, guardiamo loro, non rientriamo, salutiamo già tutti subito. Sì, hai sì, fretta? Sì, sì. Hai fretta? C'è la finale, ragazzi, la prossima è la finale, dobbiamo andare a prepararci. Ma io voglio scappare dalle mie responsabilità, no, possiamo stare ancora un po' finale, qui? Ragazzi. Non si scherza. Allora salutiamo, ci vediamo alla prossima, dobbiamo chissà chi vincerà. Iscrivetevi al canale Ciao. E attivate la campanella. Ciao. Ciao.